Arezzo ha questo vigore, questa visibilità, anche perché dietro abbiamo Estra che ci dà una grossissima mano, voglio dire la verità, senza Estra noi queste cose non le potremmo fare. Estra dà energia alla scuola, allo sport nella scuola e siamo felici di continuare a sostenere e a far crescere i vecchi giochi della gioventù che sono rinati sotto forma dei nuovi campionati studenteschi. La cosa più bella di quest'anno è il progetto sperimentale sull'inclusione, alla quale noi siamo molto legati perché la sosteniamo su vari ambiti. L'inclusione che significa dare la possibilità anche a ragazzi diversamente abili di sentirsi parte di un progetto sportivo e di vivere al meglio le loro esperienze giovanili. Oggi qui abbiamo una rappresentanza del gruppo della Oklahoma University che in questo momento soggiorna ad Arezzo. Abbiamo fatto una mini lezione ieri pomeriggio per informare gli studenti e studentesse di quali attività faremo oggi e loro sono onorati di far parte dei campionati studenteschi insieme a noi e agli atleti speciali e via. How do you feel in this special day? Oh, it's so exciting and I love being a part. È un'opportunità molto importante essere qui. Non avrei mai avuto la possibilità di fare questo a casa mia per una vera inclusione. Lo sport è una lingua universale e molto importante. Porterò a casa mia quello che vedrò oggi per essere un insegnante migliore. Integrazione, sport, ma anche io dico tanta allegria, insomma, vedere tutti questi ragazzi all'interno di questa struttura che indubbiamente sta diventando fondamentale per lo sport ad Arezzo. Sì, assolutamente, infatti siamo particolarmente felici di prendere parte a questi campionati, facciamo uno sforzo durante tutto l'anno scolastico per garantire ai ragazzi gli spazi, noi speriamo adeguati per svolgere l'attività sportiva che fa parte al 100% delle attività didattiche, quindi questi sono i momenti finali in cui anche i ragazzi possono avere delle soddisfazioni e anche per noi insomma vedere i risultati di tanto sforzo sia da un punto di vista infrastrutturale che di programmazione. My favorite sport has to be tennis and I like football as well. Say basketball because I played it in college, so basketball hands down, love basketball. Soccer.